Avrete sentito in questi giorni è uscita su tutti i media finalmente il problema dei piani di zona. Cosa sono i piani di zona? I piani di zona sono delle edificazioni di nuovi quartieri fatti in base a una legge che garantisce degli incentivi ai costruttori, e in base a questi poi i costruttori debbono applicare degli sconti e sugli affitti e sulle compravendite di questi appartamenti. In pratica si tratta di edilizia agevolata. Ora, noi abbiamo lavorato tanto su questa cosa perché nel municipio undicesimo ci sono ben tre piani di zona, che sono Muratella, Ponte Galeria e Monte Stallonara. La situazione in uno di questi piani di zona, che è Monte Stallonara, è addirittura drammatica, perché non si riescono nemmeno a completare le opere di urbanizzazione primaria, che sono poi anche le fognature, per esempio. In un altro piano di zona, che è quello di Ponte Galeria, invece abbiamo che ai cittadini, che sono molto spesso membri delle forze dell'ordine, sono stati applicati degli affitti che sono di mercato, se non addirittura superiori, e quindi per niente agevolati. Per quanto riguarda il piano di zona Muratella, diciamo, questo è stato in buona parte completato, ma non del tutto. Mancano ancora delle cose molto importanti, e specialmente faccio riferimento all'asilo nido, che era stato promesso dal sindaco Veltroni e che doveva essere l'asilo nido più bello d'Europa. Questo asilo nido in questo momento lo stanno invece buttando giù praticamente, perché dopo 7 anni di abbandono del cantiere a causa della ditta che è fallita, la ditta che stava realizzando i lavori e con la quale il comune ha avuto anche un contenzioso, ma che ha perso, e la stanno buttando giù, quel poco che era stato costruito, perché in pratica ripeto, dopo 7 anni di abbandono del cantiere, quanto era stato edificato in pratica diciamo così, si è degradato. E ora finalmente abbiamo ascoltato anche una registrazione telefonica fra funzionari del comune e della regione, in cui questi in sostanza ammettono di essersi incartati in questa questione, ma in realtà lo voglio dire, sono stati incartati dai cittadini, comitati, che li hanno messi alle strette lavorando in maniera eccelsa su questo argomento, raccogliendo dati, raccogliendo testimonianze, studiandosi la legge, le leggi che intervengono in questa questione, e finalmente pare che stiamo ottenendo un risultato. Noi del Movimento 5 Stelle gli siamo stati molto vicini, abbiamo cercato in tutti i modi di tutelarli e di...